ragazzi e bentornati sul canale. Ci troviamo a Busca, non lontano da Cuneo, e affronteremo una salita oggi terribile. Salita da Giro d'Italia, faremo il Colle Fauniera. Partenza quindi da Busca, passaggio per Caraglio, risalita di tutta la Valgrana fino al santuario di Castelmagno, da lì quindi arrivo al Colle Fauniera o Colle dei Morti, discesa quindi sull'altro lato verso De Monte e quindi rientro alla base. Giro tosto, siamo sopra i 100 km, siamo sopra i 2000 metri di salita, sarà dura, quindi non perdiamo tempo, pronti via, si parte! Colle Fauniera aperto, andiamo avanti. Siamo partiti da 39 minuti, mi ha fatto 160 metri di salita, entriamo a Monte Rosso Grana. Diciamo che sto vento contro non aiuta, ma pian pianino la valle si andrà a restringere, spero che cali. Per il momento la temperatura è ottima e questa è la strada che stiamo facendo. A 3 km da Bradleves, quella che è una salitina al 3-4%, non oltre, ha uno strappo che arriva sull'8-9, ma si tratta davvero di 500 metri. Poi molla di nuovo e si infila in quella che è la vera e propria Valle Grana, che è questa qua davanti a noi. Dopo 19 km dalla partenza e 2,50 di dislivello, siamo a Bradleves, quella che ufficialmente è ritenuta la partenza della salita del Colle Fauniera. E da qui in avanti la salita sarà costante fino a Campomolino, dove inizia la parte dura. Da Campomolino al santuario di San Magno sarà lacrime e sangue. L'assistente di salita per il Colle Fauniera, 21,1 km, 1600 metri di salita, direi non male. Abbiamo superato Bradleves, ecco, ci viene detto pendenza massima 14%, la salita della Gran Fondo Coppi, e ora ci sarà soltanto da soffrire. Meno male fa ancora fresco, è un fondovalle ventoso, sono le 8 di mattina, ma non bisogna perdersi d'animo. Per ora si parte dolci e poi si andrà a incrementare. Dura, siamo qua proprio nella Valgrana, cavati in questo fosso, molto fresco se non altro, e da un momento all'altro mi aspetto che da un 8% si arrivi all'11-12 fissi. Infatti mi sto tenendo sul 28 e poi andrò di 32, salva vita spero. Andiamo avanti. Thank you.
Abbiamo fatto 10 km, mancano 950 metri, siamo a 4.464, non ne posso più già. Abbiamo toccato il 15%, una roba pazzesca, però non manca tanto al santuario e lì poi faccio sosta, bisogna resistere. Punta il santuario di San Magno, abbiamo superato metà salita, ora dopo il santuario dovrebbe dare un attimo di tregua. Castelmagno, o meglio, quello è formaggio, santuario di San Magno. Mancano 670 metri di dislivello, circa 9 km, 8 km e mezzo. Quindi buona parte della salita è fatta. Da Prat Leves praticamente va su costante con qualche strappettino ogni tanto, finché poi da Campomolino parte secca. Tornantate, pendenze che arrivano al 13-14, alcuni tratti al 15, meno male ho il 32 dietro, mi ha salvato la vita perché sono arrivato qua stanco ma non proprio morto, col 28 o 6 ai limiti dell'atleta o è veramente molto difficile. Il posto è meraviglioso, ora saliremo su per quel vallone là, verso quel monte roccioso. E là dietro, là in mezzo, si trova il colle. Manca 5 km circa, 400 metri di salita. Superato il bivio del colle Esischie col monumento di Coppi e ora ultimo chilometro 10, è lì davanti, è veramente bellissimo, posto pazzesco. Io non ho mai pedalato in alta montagna ed è tutta un'altra cosa, è lì davanti, è lì, la salita finisce poi. Questa è la valle fatta, la nostra Valgrana. Non bisogna mollare, quasi fatta. Thank you.
465 metri circa, e davanti a me c'è il monumento a Pantani, Colle della Fauniera. Incredibile. L'ultima parte è veramente bellissima. Un vero e proprio passo alpino conquistato da Aquilante e al costo di un bagno di sudore e fatica. L'ambiente è alta montagna. Si riparte quindi dal Colle Fauniera e direzione De Monte. La bella notizia è essere riusciti a scalare questo colle alpino in questo ambiente che è veramente bellissimo, affascinante, di alta quota. La brutta notizia è che ho finito l'acqua, quindi fino a De Monte devo arrivarci a secco. Di un bel pezzone, una discesa da questo lato molto bella, qualche piccolissimo tratto anche di salita che non te l'aspetti, ti dà un po' fastidio. La prima parte poi in alto è in uno scenario di altipiani veramente affascinante, e avevo finito l'acqua, stavo letteralmente morendo di sete, e quindi quasi a De Monte ho trovato questa fonte che praticamente mi ha salvato. Siamo arrivati a De Monte e ora ci innestiamo quindi sulla provinciale, diciamo, che risale la valle di De Monte, che poi è quella che arriva al Colle della Maddalena. Quindi la vera discesa è finita, purtroppo, e bisogna adesso menarselo, fare pianura praticamente. Con questa tratta anche ciclabile, siamo ormai a Borgo San Dalmazzo. Ed eccoci, abbiamo la nostra macchinina. Si conclude qua il nostro giro, sono 100 km praticamente per 2000 di dislivello, giro pazzesco. Abbiamo fatto il Fauniera con rientro su De Monte. E che dire, giro che richiede allenamento, necessario secondo me un rapporto un po' più agile del 28, io ho usato il 32, per fortuna l'ho messo e mi ha salvato, se no non ce l'avrei fatta sinceramente. E un'ultima cosa, consiglio questo luogo che è il Bed and Breakfast Il Giramondo, posto veramente strategico come posizione, ottimo rapporto qualità prezzo, gestori veramente cortesi, e quindi per alloggiare sia per fare il Colle Fauniera sia per fare il Colle dell'Agnello, io credo che questo sia veramente un luogo strategico. L'ingresso è qua e quindi vale la pena stare ad alloggiare qua come ottima posizione e buon trattamento. Detto questo, io vi do appuntamento al prossimo video, vi chiedo di mettere like e iscrivervi al canale se il video vi è piaciuto, e alla prossima, ciao ragazzi.